tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale. Io sono Arwen ed oggi continuiamo con Animal Crossing. Oggi finalmente ce la faremo ad andare a visitare un'altra isola insieme. Quindi direi subito di cominciarlo, vediamo cosa ha da dirci Tom Nook. Sì, ciao a tutti, parla Tom Nook. Sono le 15:29 di sabato 19 settembre e ora le notizie del giorno non ce ne sono, come al solito. Immagino che questo alla fine sia stato un comunicato brevissimo, certo, non ci ha detto niente. È tutto per il momento, tanti saluti. Allora, oggi ci concentreremo sull'andare a visitare un'altra isola, visto che l'altra volta ve l'avevo promesso e poi non l'abbiamo neanche più fatto. Ok, allora. Allora, vediamo prima di tutto l'inventario. Fossile, Lutiano, Rossolo. Non mi ricordo se gliel'ho. Però le cose che potevo vendere le ho vendute. Allora, facciamo così. Sganciamo le cose qui. Ci penso. Oh, vabbè, so che non va bene il libro, tanto le sganciamo. Almeno non ci danno impiccio, lascia. Dopo le riprendiamo. Allora, abbiamo il retino, asta da salto, fionda, pala e la canna da pesca. Speriamo che non ci si rompa niente durante il percorso, no? È l'unica cosa che posso chiedere. Fossile lo lasciamo. Lasciamo anche quest'altro. Abbiamo tutto, dai. Posiziona. Scusate, qua. Ah, wow, ma io li posso anche posizionare così, i pesci che catturo? Wow, aspettate un po' che mi è arrivato. Autorità ittiologica. Riempi le pagine sui pesci della tua enciclopedia per guadagnare le miglia. Ok, otteniamole. Asso dell'esca. Allora, io andrei subito all'aeroporto e voliamo direttamente su un'altra isola. Non perdiamo più tempo. Anche perché ve l'avevo promesso l'altra volta, solo che l'altra volta dovevamo costruire tutti quanti gli strumenti necessari per fare in modo che non si rompevano, no? Stavolta tutto, alla fine, senti. Ti do il benvenuto al tuo unico e solo accesso ai cieli, l'aeroporto di Arwiland. Oggi che posso fare? Vorrei partire. Che ho un coupon miglia di Nook a nome tuo. Sì, adesso lo usiamo. Cosa vuoi fare? Volare con un coupon. Quindi vuoi usare sì? In tal caso ho già qui il coupon di Tom Nook che Tom Nook mi aveva consegnato per te. Hai tutto pronto? Sì, sì. Decolliamo, basta. Allora si vola. Oddio, non vedo l'ora. Che emozione. Dodo Hard, mi dicevi qualcuno intende volare? Buon volo. E quando vuoi volare pensa solo che cosa farebbe un dodo. Si vola. Che carino. Bene, aggiornamento stato volo. Alfa Tango Tango Eco Romeo Romeo Alfa Tango Oscar, certo. Delta Oscar Delta Oscar al 100%. È il tuo primo viaggio a sorpresa? Allora lascia che ti spieghi un paio di cosette. E innanzitutto, durante questo tipo di viaggi vige il protocollo: chi lo trova se lo tiene. Posso prendere tutto? Che si tratti di legna, frutta, pesce o di qualsiasi altro oggetto, la regola è una: se riesci a trasportarlo è tuo.
E poi ti servono strumenti? Posso procurarteli io, ma ti costerà un po' di miglia. Per finire c'è una cosa importantissima che devi assolutamente tenere a mente. Una volta abbandonata l'isola è impossibile tornarci. Se ti dimentichi qualcosa non potrai più recuperarla. A fine viaggio i piani di volo vengono distrutti. Motivi di sicurezza. Non sono autorizzato a dire altro. E questo è tutto, ora vai pure ad esplorare e non fare nulla che un dodo non farebbe, ricevuto? Nel frattempo stabilirò qui il quartier generale. Mettiti in contatto se ti servono strumenti o vuoi ripartire. Bene, figliola, buon divertimento. Oh mio Dio, dove siamo? Come si chiama questa isola? Oh mio Dio, quella chi è? No, che bello! Prima di tutto che... Oh, ci sono le ciliegie, quindi non posso... Però le noci! Wow, le noci di cocco! Queste me le prendo, scusate, subito. Anche perché dobbiamo piantarle. Allora. Allora, esploriamo intanto l'isola perché, non so, è un'isola a caso, quindi... Penso che queste però siano più piccole, vero? O sbaglio? Come isole. Eh sì, è piccolina. Non so se sia per tutti così. Tu chi sei? Merina. Oh, non mi aspettavo di incontrare nessuno in questa gita. Je m'appelle Merina. E tu sei Arwen Darwiland, sono felice che tu mi abbia rivolto la parola. Se c'è qualcosa che j'adore in un viaggio è la possibilità di farmi nuovi amici, bene. Che ne dite di invitarla nella nostra isola? Che dice che viaggiare allarga gli orizzonti a proprio ragione. Vedere posti nuovi mi porta a mettere in discussione la mia vita sull'isola in cui vivo. Mi piace abbastanza, però... Vieni sulla mia isola. Oh, che idea meravigliosa. Merci per la tua proposta. Quando ci siamo incontrate non avrei mai immaginato di ricevere tale proposta. Non mi prendi in giro, vero? Vuoi veramente che mi trasferisca sulla tua isola, bene? L'adorerai, credimi. Che emozione. Non vedo l'ora di avviare i preparativi per il trasloco appena torno a casa. Se ben ricordo, devo contattare un certo Tom Nook prima di trasferirmi. Ma io farlo prima che mi dimentichi. E vai! E vai! Un altro abitante per la nostra isola. È piccolissima l'isola qui. Di chi sarà quest'isola? Ma sono isole create dal sistema? Questo non... Perché di solito le persone, quando come me... A tutti quanti viene chiesto di scegliere un'isola, ma non sono così. Quindi, boh. Allora, facciamo così. Gemma di rosa bianca. Oh, allora così le devo prendere. Così almeno le pianto. Ah, ok, devo prendere proprio l'intera pianta. Queste le posso anche sotterra? Un po'? Ah, ecco, avete capito, non posso piantarle. Lascia. Allora, facciamo un po' così. Ah, ok, piantane una. Ok, ok. Ok, volevo un po'... Stavo cercando di capire come si fa. Riponi questa perché sennò rischio che la spacco tutta. Intanto me ne prendo così almeno li posso piantare sulla mia isola.
faccio un salto. Eh sì, perché questa che è rossa, l'unica da vedere, l'unico modo per vedere è fare così. Eh no, quella era gialla, vabbè. Oh, ecco la rossa. Ma ne hanno poche però. Di rosse ne avevano solo due. Peccato. Ok. La mia mamma dice che ogni viaggio è una chance per arricchire la tua vita di nuovi amici. Bene. Immagina la faccia che farà quando le dirò che mi hai chiesto di venire a vivere sulla tua isola. Allora, facciamo così, visto... quello che intento è... Ma che cavolo, ma perché non riesco a prendere manco un insetto? Oh, questo sì, questo sì. Che cos'è? Un boccalone, ma quello lo trovo dappertutto. E dai, questo ce la fa da un salmone. Che è? Io un salmone reale. Penso che se ne pescavo uno finto. Ecco le battute di Animal Crossing. No, cioè quello lo... Devo riuscire a prenderlo, dai. Oh, sì, finalmente. Cos'è? Una coccinè... Cicindela? Sono la mentela, ma è una specie di coccinella, cos'è? Che ho finito le tasche. No, cavolo. Devo lasciare le pigne. Sai che vi dico? Lascio i rami. Tanti rami, ho voglia. Lo voglio lasciare. Liberiamo il boccalone. Ecco, va. Anche perché le piante me le voglio tenere, perché comunque almeno le pianto sulla mia isola. La cicindela mi ricordo di averla già presa. Sì, eccola. Cimice d'acqua gigante. Ah vabbè, l'altra volta l'ho presa. Però la cicindela l'avevamo già presa, quindi posso anche lasciarla. Sa che la libero. Io la libero. Vai. Allora, di gialle ne ho prese. Una, due, quattro rose gialle, due rosse e due bianche. Ne prendo altre due bianche e poi possiamo andarcene. Anche lei è qui in ricognizione, in viaggio. Riusciamo a prendere qualche pesce strano nel mare, visto che siamo proprio all'aperto, su quest'isola così, mare aperto. Potremmo riuscire a pescare qualche pesce o creatura marina interessante. Vediamo per creatura marina che cosa intendono. Dai, 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 dai. Ho preso un pesce istrice, attenzione agli aculei. Non so se l'ho mai preso questo. Se mai lo porto al museo, perché non ve l'ho detto, ma il museo è pronto, quindi nel prossimo video esploreremo il museo insieme. Ho dato già un'occhiata perché non potevo non guardare il museo per niente. Era impossibile, no? Data la curiosità. Quindi mi sono fatta un bel giretto del museo e poi lo faremo insieme. Giusto per dare un'occhiata e vedere un po' com'era. Non me lo ricordavo così. Ovviamente questo gioco l'hanno migliorato tantissimo rispetto a Nintendo DS. Ok. Allora, possiamo tornarcene a casa? Che ne dite?
un po' che cosa peschiamo qua. Quello è bello grosso. Ma cos'è? Una razza! Ha una certa stazza. E beh, se abbiamo le tasche piene scambiamo, ovviamente. Come faccio? Trovo le razze e non le lascio, non le prendo? Ma scherziamo? Salmone reale libero. Ma bellissima quella razza! Questo è grossissimo, ragazzi, questo è grosso! Oddio, questo è grosso! Non so se si gira, chissà se lo vede. No, non l'ho visto ancora. Oddio, l'ha visto, eccolo. Cos'è questo, cos'è? Ah, ecco, una murena a nastro. Sì, questa l'ho già presa. Mi sa di sì. No, cos'è? Sì, ho preso una murena. Beh, cosa ti aspettavi? No, no, adesso come faccio? Allora, ok, le noci di cocco le lasciamo lì. Se no io lascio una rosa bianca. No? Così. E mi prendo le noci. Però adesso credo che ci dobbiamo, dobbiamo andarcene, anche perché non ho più lo spazio sull'inventario. Quindi andiamocene. Torniamo a casa. Tanto adesso lei l'abbiamo invitata, Mirena, mi sembra, se non sbaglio che si chiami. Così. Qui, vabbè. Serve assistenza. Voglio tornare a casa. Sì. Sì. È stato carino, sì. È stato carino proprio. Io direi che per oggi è tutto. Fatemi sapere se questo gioco vi è piaciuto, se questa puntata vi è piaciuta. Io salverei qui. Almeno per adesso non ci svegliamo, insomma, non perdo niente. Fatemi sapere che cosa ne pensate, appunto, di questo episodio. Ci siamo, io mi sono divertita ad andare a scoprire un'altra isola. Non c'ero mai andata, quindi per me è stata la prima volta, sono stata molto emozionata e mi sono divertita tantissimo. Quindi voi fatemi sapere, appunto, qui sotto nei commenti se vi siete divertiti tanto quanto me. E come al solito noi ci vediamo in un prossimo video. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanellina e se volete seguirmi anche su altri social vi lascio il link di Instagram e della pagina Facebook qui sotto in descrizione. Un bacione e al prossimo video. Ciao!